E a Roma, all'Eurostar Hotel Eterna in via Casilina 125, oggi e domani c'è l'assemblea del forum del terzo settore, il titolo tra identità e cambiamento, un appuntamento per i soci del forum per la verifica e riorientamento strategico di metà mandato. Vincenzo Manco, forum del terzo settore, buongiorno, bentrovato. Buongiorno, grazie a voi e ai radioascoltatori. Quali punti toccherete nel corso di queste 2 giornate di assemblea, anche alla luce dei cambiamenti, delle evoluzioni normative, di scenario che si aprono per questo mondo, il mondo del volontariato, dell'impresa sociale, della promozione sociale? Sì, beh, il forum affronta un'assemblea di metà mandato e come tutte le assemblee che coprono, diciamo, questo periodo ha bisogno di capire alla luce appunto di nuovi scenari che si sono aperti per le appunto categorie che lei ha indicato, diciamo, del terzo settore italiano, quindi volontariato, promozione sociale, impresa sociale e alla luce anche di quella che è stata l'evoluzione normativa abbiamo bisogno di capire se la nostra posizione strategica sul terreno anche di quella che è la valorizzazione di molte parti della normativa, ma anche di altrettante che invece sono ancora mancanti, ecco, capire come i soci del forum del terzo settore in un'assemblea di metà mandato hanno bisogno, ecco, di capire qual è lo scenario futuro che tracciano dal punto di vista delle politiche della rappresentanza. Un appuntamento importante questa mattina con la sessione pubblica, con la partecipazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Di Maio, che non so se è confermato, ma che comunque sarà dedicato alla presentazione della realtà rappresentata dal Forum del Terzo Settore, con particolare riferimento anche, no, al completamento della riforma. Quali sono appunto le richieste che farete? Beh, intanto il forum del terzo settore, come sappiamo, è stato riconosciuto come il maggior soggetto di rappresentanza del terzo settore italiano, quindi porta su di sé questa grande responsabilità, questo grande onere e anche onore, diciamo, per alcuni versi. E di fronte al ministro cercheremo di capire quali sono, diciamo, i punti di un'agenda che deve a questo punto essere chiaramente anche condivisa per portare al completamento della riforma del terzo settore. È chiaro che stiamo parlando soprattutto della parte legata alla fiscalità, che ancora, diciamo, resta tutta aperta. Abbiamo bisogno di capire come si armonizzano 4 comparti nello specifico che come forum del terzo settore abbiamo anche portato alle istanze del Consiglio nazionale del terzo settore, ovvero il comparto dell'impresa culturale, dell'agricoltura sociale, della cooperazione allo sviluppo e della parte sportiva. Questi sono comparti che hanno legislazioni normative specifiche che hanno bisogno di essere armonizzate. Poi capire anche bene rispetto al terreno del registro unico nazionale nel rapporto con le regioni, ecco, come procedere anche in tal senso. Ma soprattutto credo la parte fiscale ha bisogno, ecco, come dire, di una risposta chiara dal punto di vista dei percorsi in campo da parte del ministro Di Maio, che avremo qui nostro ospite. Confermo la presenza. Ecco Manco, questa incertezza e questa anche lentezza nel definire gli aspetti di cui ci sta parlando lei, penalizza i soci, i componenti del forum? Beh, mette sicuramente, mi faccia dire, uno stato d'ansia, diciamo, e sicuramente di incertezza, tenendo anche in considerazione che una cosa certa invece ce l'abbiamo, cioè la proroga di 6 mesi per mettere mano agli statuti, di ognuno, diciamo, dei soci, ma anche allo statuto stesso del forum del terzo settore entro il 3 agosto dell'anno prossimo. Quindi è evidente che prima arrivano le misure, prima, diciamo, ogni organizzazione facente capo al forum del terzo settore e direi tutte le organizzazioni del terzo settore saranno in grado di capire quale vestito indossare nel miglior modo possibile, cercando di essere appunto parte integrata della riforma e soprattutto per poter rappresentare al meglio ancora il terzo settore in una logica sussidiaria nel rapporto con le politiche pubbliche. Poi nel pomeriggio di oggi e poi nella mattinata di domani ci saranno altri aspetti dell'assemblea riservata ai soci. Innanzitutto la valutazione del sistema di governance del forum e poi un passaggio obbligato per l'avvio delle riflessioni proprio relativamente, come accennava prima, anche all'adeguamento statutario. Questa è una sessione più interna, diciamo così, nella quale però si discuterà anche del modello partecipativo che finora il forum ha proposto, sebbene con le diverse sue anime, vero Manco?
Assolutamente sì, confermo questo. È evidente, ribadisco che di fronte ad un'assemblea di metà mandato abbiamo bisogno anche di capire ciò che ha funzionato e ciò che invece non è andato come immaginavamo, non tanto diciamo per fare delle valutazioni in negativo, ma per capire appunto come rilanciare sia il sistema della governance, penso per esempio soprattutto al tema delle consulte e ai valori tematici, diciamo, delle stesse consulte di cui ci siamo dotati all'interno del forum, ma soprattutto quello che deve essere il ruolo dei forum territoriali, regionali e locali. Questo sarà, ecco, un punto sicuramente di riflessione ampia, cui chiederemo con un supporto, tra l'altro, una piattaforma anche interattiva che facilita, ecco, la partecipazione anche al dibattito di cui ci siamo dotati in questa assemblea. Ecco, cercheremo di capire insieme, mantenendo come barra dritta il terreno della partecipazione chiaramente democratica e del confronto aperto, quali saranno le condizioni migliori per costruire una nuova governance e un nuovo sistema partecipativo all'altezza delle sfide che abbiamo davanti, che non ha aperto soltanto la riforma, ma anche lo scenario squisitamente più politico e sociale. Oggi e domani a Roma, all'Eurostar Roma Eterna, in via Casilina 125, l'assemblea del forum del terzo settore tra identità e cambiamento. Vincenzo Manco, componente del forum del terzo settore, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi, grazie.